Ciao fregoline! Allora, ho inventato una nuova postazione e questa volta ho messo la luce, così almeno vedete bene i prodotti. Allora, è un video un po' diverso, un po' particolare che non ho mai fatto. Vi voglio far vedere gli acquisti che ho fatto acqua e sapone e poi a fine video vi faccio vedere la spesa che ho fatto al Lidl. Allora, per farvi capire, questo è lo scontrino della spesa al Lidl, cioè fatta al Lidl, e invece questo è lo scontrino di acqua e sapone. Prima siamo andati a acqua e sapone e poi siamo andati alla Lidl. La promozione della Lidl in teoria parte dal 16 gennaio. Io sono andata il 14 gennaio alla mattina e stavano ancora mettendo i prodotti, quelli tipo cinesi, cose da mangiare, in poche parole, giapponesi, cinesi, eccetera. Però qualcosina c'era e l'ho presi. Vabbè, detto questo, vi faccio vedere quello che ho comprato acqua e sapone. Infatti vedete qua un sacchettone pieno di prodotti per la casa e poi a fine video, anche se non vi ho detto i prodotti, cioè il prezzo di quello che ho comprato, se qualcuno è interessato e vuole sapere quanto costa, che ne so, la carta igienica, eccetera, scrivetemelo in privato, così almeno io vi dico i prezzi, perché se no non questo video dura l'eternità è oltre, per cui calcolate che ci sono tanti prodotti, solo la spesa 233,74 euro. Non so se si vede il prezzo, ma è diciamo un bel po'. Non vi ho fatto vedere piano piano i prodotti prima di metterli nel frigo perché la roba poi va male. Specialmente tante cose che ho preso per il freezer. La prossima volta, se riesco, e sperando di non essere di corsa, vi farò un video tipo così e vi mostro piano piano la spesa con i prezzi di fianco oppure ve li dico. Questa volta è andata così, avendo fatto troppo la spesa veloce, ho messo tutto subito nel frigo, per cui ve l'ho fatto vedere nel frigo. Per quello che dico che è un video un po' particolare. Detto questo, andiamo avanti perché sennò sto video dura troppo. Allora, vi faccio vedere cosa ho preso. Prima di tutto iniziamo da questo. Allora, ho preso questo qua che è l'ammorbidente di felce azzurra, ambra e vaniglia. Questo è di 3 litri. Io adesso i prezzi non, cioè non so se quelli che mi seguono vogliono sapere i prezzi oppure vogliono solo vedere quello che ho comprato e basta. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Volete che io vi dico i prezzi o ve li metto di fianco o non ve li dico, così vi faccio vedere solo quello che ho preso. Adesso vi farò vedere quello che ho preso e di fianco vi metterò i prezzi perché ora che cerco qua sullo scontrino, questo qua quanto costa, parte i tagli e poi non so quanto dura sto video, per cui ve li metto di fianco per il momento. Poi mi fate sapere voi se volete i prezzi di fianco, li volete che io ve li dico o non vi interessa i prezzi, ma vi interessa solo quello che ho comprato. Sto già andando in palla. Allora, comunque questa è la prima e come odore non è male, lo proverò e poi vi farò sapere. Iniziamo dal primo. Poi ho preso questo che era in promozione. Finalmente ho un tavolo tutto mio dove posso appoggiare le cose senza buttarle in giro ovunque. Comunque, questo è quello per lavare i piatti. Era in promozione, offerta speciale. Questo qui al limone, che praticamente 99 ingredienti. Boh, della Svelto ed è in promozione perché a 3 io, anzi in teoria l'ha preso il mio ragazzo, però vabbè.
l'ha preso, voleva provarlo, l'ha preso lui. Poi ho preso questo, spero che non mi cade, questo praticamente è per la lavatrice, il Ditsan, questo mi ricordo che è 13 euro e qualcosa, 3 confezioni da 57. Calcolate che questa è la lavanda perché io volevo provare la lavanda. Il Ditsan è buonissimo, per cui questo è assicuro, ve lo straconsiglio che è buonissimo. E niente, questo qua è la confezione in promozione del Ditsan. Infatti noi siamo in due, per cui dovete capire che essendo in due persone questi prodotti qua a voglia più di un mese mi durano. Poi dipende quante volte lo usate, cioè i prodotti ovviamente. Poi ho preso il bastone per lo Swiffer, perché questo è comodo, è utile e tantomeno aiuta molto, specialmente io che sono allergica alla polvere. Volevo prendere il bastone da mia mamma, io ho preso lo Swiffer per il ricambio, però lei, non avendo due bastoni, allora alla fine ho dovuto comprare il bastone, ma dentro hai due questi qua dello Swiffer, praticamente il kit, ti danno il kit che è questo qua, due. Questo è molto utile per tutto, infatti l'ho preso apposta perché ho sia quelli per il pavimento da lavare che questi qua. Io ho già la scatola perché su Amazon li vendono e hai il kit, c'è il kit, lo Swiffer come si deve, e niente, ce ne sono tanti, per cui non avendo il bastone adesso l'ho recuperato, l'ho comprato e adesso ho questo, per cui questo è molto utile. Poi ho preso questo che è il mocio. Avendo il palché, devo usare un prodotto apposta per il palché. Iniziamo bene. Comunque, e anche ovviamente il mocio deve essere quello giusto. Per il momento io sto usando questo, anche se costa una fucilata, se non sbaglio 6 euro solo di questo. E avendo comprato il secchio e il bastone che si attacca a questo qua, ovviamente non posso prendere quello che sviti, per cui alla fine ho preso il bastone e devo per forza prendere questi, per cui calcolate che se no ho buttato via soldi per niente. Comunque ho preso questo qua che mi serviva, poi ho preso questi qua sono gli stracci, il panno multiuso, che questi qua li uso per la cucina, il bagno, tutti i mobili eccetera, ogni sua stanza, ogni sua superficie ha degli stracci ovviamente sue. Ad esempio, se devo pulire la cucina, so che lo straccio, il panno è rosso, devo usare solo il panno rosso per la cucina. Se devo pulire il bagno, userò quello azzurro per pulire il bagno. Io faccio così perché anche per l'igiene. Poi se volete un video dedicato alla pulizia fatemi sapere, perché tanto io lavoro nell'ambito della pulizia, so i prodotti che posso usare, so le cose che vanno utilizzate, per cui sono già, diciamo, esperta sulla pulizia, su queste cose. Per cui ho fatto scorta, dato che non ce l'avevo, e ho preso questi qua, 6 più 2, che erano anche in promozione se non sbaglio, e ho preso questi qua. Poi ho preso questo che era in promozione, come lo ricordo, a 3 euro. Questo adesso lo attaccherò vicino alla cucina, che è praticamente, qui dice per il bagno o per la cucina, ma io lo uso di più per la cucina. Il portaspugne che metti dentro la spugna, l'ho preso, boh, grigio? Allora, sembra bianco, ma in teoria è un grigio. Comunque, vabbè, questo qua per mettere le spugne, così è più comodo e non ho la spugna in giro per lavare i piatti. Poi ho preso questo, come sapete mi sono innamorata dei glitter di questo WC, e questa volta l'ho preso alla lavanda, infatti è alla lavanda, igienizzante nuovo WC gel candeggina, praticamente questo smacchia e fa brillare, ed è glitterato, per cui non deve mancare. Ho preso sia questo
alla lavanda, che questo qua che l'ho voluto comprare. No, forse questo non l'ho utilizzato. Talco e musco bianco. Questo qua c'è scritto glitter. L'altro dovrebbe essere anche quello glitter. Non lo so, vi farò sapere. Comunque, due di questi, diverso l'odore. È ovviamente diverso, però vi farò sapere, oppure lo vediamo insieme poi in un vlog. Poi ho preso questi qua che sono per i WC. Che buon odore. Allora, questi, allora, uno è verde giallo, freschezza mediterranea. Ho preso questo, sempre Ace, che è nuovo. Ho fatto così. Poi ho preso della Little Form, questo qua è nuovo, il Power al limone, questo. Vi farò sapere come mi trovo, ovviamente. E il Breath, questo prima e dopo, c'è scritto mela verde. L'ho visto, ho detto, lo voglio provare. Perché ho preso anche questo. Vi farò sapere se lascia il colore nel water oppure no. Perché certi lo lasciano e fanno un po' schifo, diciamo. Poi ho preso il sale per la lavastoviglie, questo qua è del Pril, questo che è di 1,5 kg. Dato che ho la lavastoviglie, mi serve il sale. Poi c'è la novità, ho preso la novità dello Svelto Power Spray Universale, questo qua è per piatti e superfici. Nuovo per piatti e superfici, lo voglio provare e vi dirò anche questo com'è, perché l'ho visto. Praticamente questo lo spruzzi sui piatti, ci passi la spugna e dice che viene pulito, viene anche l'odore buono perché è al limone. Non lo so, fatemi sapere se anche voi l'avete provato. Comunque questo qua, che vi lascio i prezzi ovviamente di fianco. Poi sempre il panno, però questa volta ho preso quello con la scritta. Infatti, se vedete qua c'è scritto cucina, bagno e mobili. Per cui so che l'azzurro è del bagno, il rosa è della cucina e per i mobili è l'arancione. Infatti, se vedete quello che vi ho fatto vedere, anche se non ci sono le scritte, però ci sono i colori, per cui sai che è quello. Questo è costato un po' di più, elimina lo sporco, spolvere lucida, microfibra multiuso. Questi qua sono i panni e sono ottimi perché sono veramente ottimi. Li uso sempre. Poi ho preso sempre il lavapiatti, questo è l'aceto di mele, gel. Dato che ho detto questo è più comodo perché potete, diciamo, metterlo quando finisce, potete mettere di nuovo la ricarica. Io ho preso diversi per provarli, quello che mi trovo bene, poi prenderò solo quello. Volevo provarlo, poi c'era appunto quello che schiacci, che è più comodo invece di prendere quello e rovesciarlo. E allora ho detto prendo questo, lo provo che ha la mela e poi lo posso ricaricare sciacquandolo, poi dopo lo ricarico. Io ho preso questo qua. Poi ho preso sempre il lavapiatti, la ricarica, come vi dicevo, quando finisce questo, prendo questo e lo ricarico qua o viceversa negli altri. Questo qua è da formato della Nelson, questo è il limone, azione sgrassante, acqua fredda, questo qui è il limone. Praticamente ho preso quasi tutto il limone. Vado più veloce perché sennò dopo dura troppo il video. Poi ho preso le pastiglie della Finish, quelli lì nuovi. Ce ne sono dentro 32. E niente, efficace residuo incostanti, 24 ore, bla bla bla. Praticamente questo. Per cui vi farò sapere anche su questo. Non ci sta neanche più niente. Poi, allora, se prendevi il Vanish, quello lì, ti regalavano questo dello Swiffer. Praticamente è Pulsion. Ah no, è un altro, ho sbagliato. Praticamente mi hanno regalato questo straccio per il parquet. Questo qua, di questa marca qua. Perché io ho comprato
questo, che è il lavapavimenti per il parquet della Emulsion. Lava e lucida, igienizza tutti i pavimenti, per cui dovrebbe essere... Allora, questo è nuovo, è la prima volta che lo prendo e voglio provare a vedere se è buono sul parquet. Se non è buono, ovviamente non lo prendo più, però comunque questo. Infatti mi hanno regalato questa qua, perché ho comprato questo prodotto. Poi ho preso questo, che è un altro morbidente, 50 lavaggi, Fabulous. E questo è al cocco e fiori bianchi, infatti è un buon odore e lo proverò anche questo. Poi ho preso un altro della Finish, però questo qua è al limone, uno al limone e l'altro non so che cos'è, comunque sono due diversi, così ho un po' di scorta per le pastiglie per la lavatrice, perché questo... Per la lavastoviglie, sono pastiglie per la lavastoviglie. Poi ho preso Bollotalco, anzi questo mi serviva il mio ragazzo, ho preso questo, che questo è molto buono, questo qua. Quello cristalli attivi, 48 ore. Questo. Poi ho preso questo per il parquet, perché io ho usato questo, mi sono trovata bene, e lave lucida. Questo è di Argan, profumo oltre 24 ore. Questo è proprio adatto per il parquet, per cui quando c'è scritto parquet vuol dire che devo usare solo quelli per il parquet. Invece per il bagno ovviamente uso prodotti per il bagno che vanno bene senza usare, diciamo, questi. Comunque costano tanto, molto, non pensavo così tanto, ma esagerato. Poi ho preso, ne ho preso un altro glitter, Brezza Marina, che è quello che ho provato in casa di mia mamma, questa qua, però ne ho presi tre, uno diverso dall'altro, dall'alto. E comunque vabbè, anche questo è glitter, per cui con questo mi sono trovata bene perché l'ho già provato. E poi per finire mi hanno dato la rivista, anzi ho dimenticato questo da farvi vedere. Ho preso la maschera, questa qua col panda, quello degli animali. Questo mi sembra 3 euro, che lo tiene per 10-20 minuti, eccetera. Ma ha proprio la maschera è proprio fatta dalla faccia di panda. E dato che l'ho visto su una youtuber, adesso non mi ricordo chi, comunque una youtuber l'ha fatto vedere, e allora ho detto no, lo voglio prendere anch'io, alla fine l'ho preso e ho preso anche questa mascherina comunque. E poi mi ha dato la rivista di acqua e sapone. Calcolate che adesso non posso mettermi a far vedere tutto quello che c'è dentro, perché se no sto video ciao. E niente, questo più il volantino, che ci sono le offerte, i prodotti. Se voi acquistate un prodotto, ad esempio del Finish, avete un in regalo, non so, quello per fare le torte, adesso non mi ricordo che cos'era. Io ovviamente non l'ho preso perché ce l'avevo già. Comunque niente, qua ci sono promozioni il volantino. Allora, meglio che chiudo qui, nel senso, continuate a vedere il video, perché adesso vi metto la spesa, così almeno vedete la spesa che ho fatto al Lidl. Per adesso il video sarà così, poi ovviamente quando farò la spesa non sarà spesa più prodotti, perché sennò questo dura veramente tanto il video. Vi lascio alla clip che ho già registrato e alle cose da mangiare che ho preso al Lidl. E detto questo, io vi saluto qua. Noi ci vediamo al prossimo video. Intanto voi guardate la mia spesa lunga e oltre. Però vabbè, ci vediamo al prossimo video. E fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti o se sapete già queste novità, perché certe cose sono anche nuove. L'ho scoperta io da poco.
Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Intanto vi lascio le clip della spesa. Ciao! Allora, la spesa a Lidl. Ovviamente questa è quella di fuori, ma quella che ho messo nel frigo, adesso ve la farò vedere nel frigo perché sennò la roba andava male. Allora, Lidl, zucchero, questi qua, 5 ne abbiamo presi. Poi ho preso questo, succo di limone che era in promozione, ne ho presi 2. Mi sembra 60 centesimi invece di 90. Le cipolle. Allora, prima i popcorn. 2 pacchi di popcorn. Anche questi in promozione che vanno al microonde. La cipolla bianca. Anzi, gialle. Vabbè, bianca e gialla. Poi ho preso la pastina, che io mangio anche la pastina, queste le stelline, e poi questa un po' più lunga, poi questi del Mulino Bianco, i pangoccioli, perché questi li uso, cioè li mangio per colazione quando sono di fretta per andare al lavoro, poi questi qua anche. Solo per andare al lavoro ho preso queste qua, anche se non posso mangiarle perché sono in teoria allergica, ma dato che non so mai cosa mangiare quando sono in fretta per andare al lavoro, allora ogni tanto mi mangio questi. Poi ho preso le patatine in promozione, queste qua, i zizzelle, perché c'è la promozione i zizzelle alla paprika chips. Poi vi farò vedere se sono buone. Poi ho preso queste, le chiacchiere, che volevo provarle con lo zucchero a velo. E dato che le ho trovate, ho detto quasi quasi per una volta le compro. Poi queste, l'aglio, questo qua. I prezzi non ve li dico perché non me li ricordo. La prossima volta, semmai, vi farò vedere la spesa con i prezzi o ve le dico, o ve le scrivo di fianco. Poi le patate, quelle grosse, con le bottiglie tipo questo alla pesca, le 2 bottiglie di Coca-Cola, che una ce la siamo bevute, e poi abbiamo preso. Allora, questo mi sembra 2, anzi 3 bottiglie alla pesca. Carta igienica, quella soffice e delicata, questa qua. Poi il brodo, questo qua classico. Poi abbiamo preso queste, le sottilette, queste qua burger, poi utolo. Poi il formaggio a fette e quello grosso, questo qua grosso, questo qua fatto così, cioè praticamente 3 confezioni. Poi ho preso le uova, 2 confezioni di uova, ho preso la panna. Queste 2 confezioni di besciamella che ce n'ho qua, sono 2. Poi ho preso questo che è il patè con funghi porcini e melanzana. Lo volevo provare. Poi panna da cucina 2. Questi i pomodorini, poi lo spremuto d'arancio, ho preso questo qui, rancio,
il basilico che mi stavo dimenticando, poi questo all'arancia, spremuto d'arancia normale e spremuta con arancia e mango. Poi ho preso questi che sono gnocchi ripieni funghi porcini e anche quello gorgonzola che le volevo provare. Poi ho preso pomodorini, due confezioni. Ho preso questi qua ai peperoni, che sono buoni, due confezioni. Poi questo Bologna. Ho preso questo qua al patè al salmone che lo volevo provare. Poi i funghi izzizzelle, questi qua che sono buoni per fare la pasta ai funghi, io uso questi. Poi ho preso questo che è il provolone dolce, lo volevamo provare con terracotta. E vi farò sapere se è buono questo qua. Poi abbiamo preso questo che è la scamorza, questo qua il casareccio, poi il gorgonzola ai fichi, quello dolce, questo qua bufala, praticamente un formaggio morbido. Poi questo qua mousse al formaggio, questo qua è molto buono. E questo, cade tutto, altro formaggio alle erbe. Poi questo, anzi due ne ho presi. Poi ho preso la burrata, le due ricotte, ricottine, queste qua che non vi faccio vedere non le ho prese, sono cioè quelle che avevo già nel frigo, la mozzarella, questa qua per la pizza l'ho presa, altra mozzarella per la pizza fatta così e la volevo tagliare io, le due pancette per la carbonara ovviamente. Poi due confezioni di uova, carote e arance da spremere, un'insalata che ho preso, questa qua in promozione, per il 30%, ce ne ho presi tre. Invece ci sono gnocchi di patate, queste qua, 1 chilo, tanto siamo in due, la mia mozzarella di bufala che non deve mancare, questa è buonissima, altra mozzarella. Che qua basta. Ok, poi nel freezer ho preso un misto funghi, questo qua sempre per la pasta, il cordon bleu, questo qui, poi ho preso, ci sono le cose quelle cinesi stranieri, ho preso questo qui che sono tipo verdure vegetali. Poi ne ho presi due diversi, sia queste che non so che cosa cambia, che queste qua. Poi ho preso i ravioli, questi, ne ho presi tre tipi, così e così, queste fatte così. Poi ho preso la zucca a cubetti, ne ho presi tre, altro
ravioli, altra zucca, altra zucca. Poi ho preso questa alla siciliana, caponata. Queste qua invece ho preso funghi, edamame, poi gli spinaci, ne ho presi due, poi la grigliata al verdure e grigliata di zucchine, altri ravioli cinesi, poi ho preso il pollo zelle. Allora, abbiamo preso anche la focaccia ripiena, questa qua, pollo, questo qua, questa è la cotoletta XXL al pollo, volevo provarla, altri funghi e altri spinaci con la mozzarella. Questi mini panzerotti con i piselli, poi abbiamo preso la carne, anche se scongelata, comunque ho preso i bocconcini di filetto di pollo in promozione, poi tacchino di pollo che è il polpettone, gli hamburger e le bracciole, queste qua sempre in promozione, perché tanto anche se scadono le mettete nel freezer e avete la carne, tanto non va male. Poi abbiamo preso la pasta noodles con verdure, sempre il contorno grigliata e gli hamburger. Qua. Faccio così che faccio prima. Allora, questa fesa di tacchino a fette, poi pancette suino fette, cosce di pollo, altre bracciole perché erano in promozione, invece di 4,49 euro l'ho pagato 3,14 perché ovviamente scadono, anche questo che è filetto di suino al pepe che è strabuono, 4,49 ma l'ho pagato 3,14. Poi questo, che sono buonissimi, le sovraccoste di pollo, quindi già il pepino, salsiccia di suino, anche questa è buona, scontata anche questa da 1,99 euro, l'ho pagata 1,39 euro, e le cosce di pollo, queste qua, le faccio con le patate. Questa è la spesa che ho fatto.